Eccomi. Oh, salve ragazzi, eccomi qua. Allora, situazione, ve lo dico subito. Allora, a parte che la mia gatta mi ha rubato la sedia, figurate se non me la rubava. Allora, riassunto, abbiamo fatto solo il tutorial del gioco di Paraworld e quindi continuiamo con Paraworld. Come vi ho detto, partiamo da qua, ecco qui. Guarda com'è bello che partiamo da qua. Niente, abbiamo il nostro amico Wolverine qui. Che poi non so, possiamo mettere pausa. Oh, guarda che bello, abbiamo messo pausa. E uno direbbe adesso? Beh, adesso possiamo muoverla. Tranquillamente. Anzi, là c'è pure. Un Dilophosauro. Dilophosauro, signori. Ripeto, Dilophosauro. Con la cresta, ovviamente. Però vi voglio far notare una cosa. La faccia. Oh, la faccia è accurata. Questo gioco giocherà molto su citazioni e riferimenti a. Ok, I want to fight. Okay. ho messo pausa, però. You've washed up on the shore of an uncharted island. Explore Stop. the area and try to find Stina and Bella. Move. What the hell kind of This animal way. is that? Fight now. Talk later, please. Ok, vediamo la creatura in questione. Punto esclamativo grande. Eccolo qua. Oh, però è leggermente accurato. L'unico problema, a parte le dimensioni corrette, sì, ragazzi. Ripeto sempre: questo gioco tende palesemente a fare riferimenti. Ah, a proposito, qui di lato, lo ripeterò sempre. Ci stanno tutte le missioni, gli obiettivi e i personaggi che parlano e i dialoghi. Quindi, qua praticamente, come voi lo state vedendo, non lo vedete? Sì, strano. Vabbè, il mouse non me lo vedete. Comunque. Praticamente, ah sì, adesso sì, vedete? Ecco qua, qui praticamente vedete chiaramente i dialoghi dei personaggi e queste sono giustamente le missioni. Però, come vedete, io qua copro drasticamente il restante del gioco, quindi ovviamente preferisco mille volte fare così e stare tranquillo. Ora, rianalizziamo un poco. Sembra strano, ma questo gioco, anche se copiazza palesemente idee di giochi o di film e cose varie, perché si vede il Dilophosaurus, praticamente mi metti la criniera che non ce l'ha effettivamente. Però stranamente le misure di dimensioni l'hanno fatto corretto, perché il Dilophosaurus è grosso. È grosso, infatti guarda l'umano quanto è piccolo rispetto al Dilophosaurus, quindi è bello grosso. È interessante, questa cosa è palesemente interessante, che abbiamo il Dilophosaurus che poi, ironicamente parlando, ha la dentatura accurata, guardate bene. Ha la bocca quel coso tipo a ricurvo davanti. E poi, quindi, stranamente accurato. L'unica cosa che hanno messo la cresta, ma perché secondo me ci stava per attirare l'attenzione a citazioni di Jurassic Park. Almeno io così la vedo. Bene. Detto questo, continuiamo. Pausa, togliamo la pausa. What are you waiting for? Morto. Man, that was tight. Where the hell did he pop up from? You must destroy the nest before more of them come. Sì, giustamente distruggiamo le uova, le uova, le uova, le uova, le uova. È nato un cucciolo, è nato un cucciolo, è nato un cucciolo. Finally, action. Vedete, è nato un cucciolo. Boh, adesso non più. Però, ossia, questo è buon per noi. That was very brave. Thank you for your help. Ain't no thing, bro. What kind of monster was Bro. that, anyways? Già il Please, my bro. village is under attack. I must go. On my way. Close the gates. Stop them. Let no one escape. Man, doesn't the fighting ever end around here? Wait, bro. Bro. I like that. E non solo, livelliamolo già. Mic the fuck up. Ah, è più grosso. Allora avevo ragione, che più sali di livello, più Okay. diventa grosso. Sei grosso, Move! puoi You fought fare well. tutto I quello. thank you for your help, warrior. My pleasure, bro. Just one thing, though. My peeps have kind of disappeared, you know, and I gotta find them. Devi cercare. Then you should follow those who attacked us. Time and again they kidnap my warriors. Perhaps they're holding your Giustamente si companions uniscono a captive noi. as well. Agreed. I shall Ok. go forth and free your brothers and sisters, and hopefully find my friends. Sono i miei amici e. What? Ok.
The warriors have agreed to join you. They will help you find Stina and Bella if you help them against their enemies. Allora, vedete che questa poca vita lo livello. Lo livello perché così almeno si ricura. Are we going? Bene, ora la vedo delle gabbie, quindi credo che ci conviene andare lì. Cercheremo di essere molto veloci. Yo. They're the dudes that kidnapped your friends. If we attack from here, they will see us right away. This way. Then I guess we better find a way to hit them from behind. It's a trap. Sì, a trap. È una ciappola. The prisoners. Vediamo di farli fuori tutti. I like that. Vabbè, questi sono forti con le creature animali, però essendo che qua siamo tutti corpo a corpo, credo che li facciamo molto male, appunto. Oh, ma è ancora vivo uno. Ammazziamo prima il più grosso, perché è pericoloso. This way. Ah, e poi abbiamo loro. Andiamo. Go. Intanto c'è qualcuno da livellare. Help us, please! Get the barbarians off of us! Grande. Eliminiamoli. Ci voleva. You saved our lives. We are in your debt. Well, that's a word, bro, because I could really use some help taking down the barbarians. Know what I mean? Ok. Ok, oh. You mama's boys. Noi ora dobbiamo andare per di qua, vedete? Qua ci sono dei bei Smilodon. Smilodon. È bello che certi nomi sono fighi. Let's ok. Go. No. What? On my way. Voi andate un po' più avanti. Difensivo. Ok. Ready. Ora avviamoci, ragazzi. On my way. Eppure nostro. Dobbiamo combattere. Ora succede la cinematica. Già la conosco. E ovviamente musica epica. Sasso che cade. Stina, you okay? Not really. There's a sweet little newsmillis down here. And a whole big pack of nasty, hungry smilodons. Need any help? The spearmen should be enough. Ok, ora possiamo usare. Stina is going to have to complete this assignment with just her spearmen to help her. Cole can't get to her in time. Ok, stavo solo guardando. Ah, noi livelliamo sempre gli eroi, signori. Gli eroi dobbiamo livellarli tanto. At level 2, Stina receives a new skill which gives spearmen in her vicinity an armor bonus. Sì, qua spiega un po'. Qua vi spiega un po' le cose intanto. Non livelliamo ben niente, che in realtà vorrei liberare gli eroi a livelli alti. Ora dobbiamo combattere con dei Smilodon e. Yo! Isn't that another load of those Smilodons? Sure is. I'll just stop them before they can do any more damage. Don't forget the nest. Dai, mi è avuto un attacco, scusatemi. Get them! Dai, bello che ammazziamo i Smilodon con tanto amore. Non mi morite però. Ok. Kick them down! Chi è che è morto? No, è morto uno di noi. No, cavolo. I'm listening. Run them through. Ci serve sempre una categoria di livellaggio. Dai, ce la fai, ce la fate, ce la fate, dai. Kick them down. Sì, ogni tanto devo guardare a chi livelliamo, capito? Tanto gli eroi li livelliamo tutti e due, quindi d'obbligo. E Antonio, molti risponde ai messaggi, Antonio. Ah, ci voleva. Ok. On my way. Ora guardate un po'. Loro sono finalmente liberati. Eccolo qua. You sure did kick some butt on them cats. Lei you just have to know their weak spots. Potrà praticamente comandare questo qua. Non è uno Smilodon lui. Attenzione. That's my weak spot. He's staying with me. Questo non è uno Smilodon, signori, eh? Non è uno Smilodon, anche se questa si legge troppa, quindi fantastico sta cosa. Lei quindi avrà un animale con sé, oltre che. Vabbè, tutto. Yeah? Ora,
Piccola parentesi. Yeah? Eccola qua. Lei ha praticamente un... Vediamo se mi dice il nome della creatura. No, non lo dice, maledetta loro. Però voglio livellare, quindi livello assolutamente lei. When a hero reaches level 3, okay, they receive a new special skill, which can be performed using the action menu. On my way. Ora. A parte che abbiamo tutti insieme, sì, ci abbiamo tutti insieme. From level 3 onwards, Stina can hypnotize and mounted units. To use this skill, click the appropriate symbol in Stina's action menu. And then left click an enemy unit. The unit then lies down for a short period of time and remains lying down even if attacked. Okay. Spostiamo un po' di qua questo. On my way. Ma becchiamo suo fratello, perché ognuno scopre la sua le sue caratteristiche, no? Where's the bloody North Star? Either there isn't one here, or there are two of them. Where the bloody hell am I? Avete capito? Il fratello di lei praticamente è un astronomo. Sa il fatto suo sul conteggio. Ladies first. Oh. Keep your hands to yourself, pencil head. Hey, okay. Prima le donne. Did you see anything? Some cages full of captive Norsemen. And Bella. Then let's bust them out. Ok. Come andare tutte e due? Uno deve andarci, non tutte e due. Okay. Now is my chance. Rincoglione. Yes. Allora, qua faccio una cosa che non ho fatto prima con Dictator. Quando l'ho portato ho fatto una grande cavolata, ora lo vedrete. Vabbè, prende l'arco. E poi che cazzo che arco che si piglia? What are you up to? Bella is on his own, as Cole and Stina are unable to open or destroy the gate. Try to free the other prisoners. Avoid direct contact with the enemy, at least until you have some of the troops under your command. Bravo. Ora, io pensavo che intendesse questo, invece c'era la freccettina punto interrogativo qua, quindi I'll find the way. Quindi possiamo usare solo lui per ora. Smart choice. Smart choice. Per non farci sgamare però. Good idea. Camminiamo molto. Smart choice. Good idea. Thank you for freeing us. Ready. What should we do now? Together we shall teach these barbarians a lesson they'll never forget. Fate fuori quello là, fate fuori quello là, più grosso, più grosso. Bella's level 2 skills are extremely helpful. They enable all archers in his vicinity to shoot 10 meters further. This lets them take out the guards from a safe distance. The prisoners have escaped! Kill them! An attack! Ho capito, però fate fuori. How did they get in here? Quello con l'arco mi sta dando fastidio, però dobbiamo prima far fuori a questo a corpo a corpo e poi faccio fuori anche a quello. Open fire! Cavolo, quanto fa male. Infatti ora spero di livellare il più presto possibile, perché questo già sta soffrendo. Ok, grande. Ready! Ok. Abbiamo anche questi a tradimento. Open fire! Attaccate da qua, vediamo se lo pigliamo dal volo. Dai. We're under attack! Two arms! Two arms! E state calmi. Open fire! Sicuro se capisco che sta succedendo, però credo che abbiamo fatto. I'm going! From level 3 onwards, Bella can take a sniper shot, which causes immense damage to a single enemy. To use this skill, click the appropriate symbol in Bella's action menu, and then left-click the target. You're safe for now. Wait here until we've taken out all the barbarians. Allora non posso aprirli perché there are still a number of enemy units in the area. You will have to take them out before the workers will join you. Good idea. No problem. Fai fuori da quello. È più pericoloso. Those are prisoners. Ecco. And they're armed. It's good work.
Ah, sconfitti. It seems that we now have this camp firmly in hand. Dai, ora potete uscire, teste di cavolo. Smart choice. Very well, it's time. You may come out now. Everything is under control. Yeah. Vabbè, volevo già fare la cosa. Oddio. Wolverine. Ok. We made it. We actually made it. Luckily, yes. At least we're all back together again. Before we do anything else, we should scout the rest of the island. Watch out for the barbarians. This is a large tribe, and you only defeated a few of them up until now. Then I guess we had best be careful. Quindi you should start building up a powerful army. Okay. At the same time, you should continue to explore the island. You should also be prepared for enemy attack. Di prepararti all'attacco dei... Get ready. Allora, io questo lo metto qui. Come. Ready, steady. A lui. Good idea. Let us fight. Insieme a lei. Forwards. I vichinghi what? Li metto tutti qui. Let's go. Aspettate. Arrows ready. I'm going. Tutti e vabbè, sono due arcieri alla fine, non è che hanno tre arcieri. E loro I'm listening. Vanno insieme ai vichinghi. Yes. Let's go. Ok. What's up? Allora, te vai a disboscamento. What's up? Te vai al al cibo. E ci servono palesemente, non per cattiveria, almeno altri tre di questi. Sì, perché dobbiamo andare a potenziare a fare. Intanto li lasciamo loro così. Oddio. Perché? Worker is ready for duty. Okay, you mama's boys. Perché? Sono stupido. Vabbè, tutto normale. Yeah. Allora, andiamo con calma. Prendiamo altra roba qua. Te ricrea. Sì, sì, ora ci. Te l'ho detto, mo ci vorrà tempo un po'. Perché sta cosa? Worker is ready for duty. Yeah. Gates can represent a weak point during combat and should be protected accordingly by bunkers, for example. The gate is closed at the moment. To open it, you have to switch it to either automatic or open. However, open means that enemy units can also enter through the gate. Due carte, due legno, manca uno in pietra. Ora vedrete. Eh sì, perché adesso siamo al massimo, signori, non posso più chiedere manco più, quindi dobbiamo uno di questi non mi servirà per Worker is ready for duty. What's up? Lui mi serve per potenziare. Sì, perché mi servono case e cose varie. Loro vanno bene qua, loro vanno bene qui. Let us fight. Ah, ok. No, non li vedevo più. Ok, e adesso vediamo quando finisce questo riparare. Come siamo messi col cibo e il legno? Ce ne vorrà un po' di tempo, signori. Vabbè, ma il gioco è fatto così, è fatto, cioè non mi sorprende la cosa. Infatti non posso più allargare di più. Vedete? Ah, aspetta. E what's poi up? Perché over there? Yes. On my way. Ok. Questi sono molto meno, ma qua gioco con gli archi, capito? Got some work for me? Ok, mi serve un'altra. Allora, mi servirebbe un'altra abitazione. The color of the ghost image indicates whether or not a building can be built on a particular site. Lo so. If the image is green, the building site can be used. If it turns red, you have to either find another site or rotate the building. Plants, brush, or ruins have no effect on construction, as they are automatically removed. Okay. Oh.
Oh la madonna, scontro proprio, ok. Ah, stavolta combatto per di là, combattono loro, Qua tutto gioca su quanto siamo forti. Vai, che combatti e meno. Dai, continuate così. Bella, sì, ci voleva un bel guerriero di livello 3. Bene, adesso questo lo potenzi. Poi abbiamo legname, mi servirebbe riparazione. Poi legname, cibo. What's up? Why not? Bravo. Questo va al legname. Questo What's up? Dormendo. Ok, no, questo va bene così. Mi servirebbe più che altro il coso degli animali. No, neanche, mi servirebbe un altro di questi e lo mettiamo così. Sì, perché l'abitazione li metto affiancati. Come non detto. Andiamo. Well, that's a start. Ah, ok. Ah, perché sei giustamente a posto di livellare. What's up? Ok. Lascio di livellare a questi. Ah, questo Get ready. Livellare. From level 3 onwards, Cole can use his shotgun, causing a great deal of damage to all enemies within range. Ok. To take a shot, click the appropriate symbol in Cole's action menu, and then left-click the enemy unit you want to use as the main target. What's up? Mi servirebbe un altro coso di... Cosa succede? Ah, combattono? Ok. Buono il supporto arcieri. Questo ancora deve finire di essere riparato, figuratevi. Ok, si sta guardando, signori. What's up? Oh, carne. Segatura, quindi quello sta lavorando. Mi servirebbe troppi pietre. Got some work for me? Andate con il disboscamento. E poi mi servirebbe uno che in realtà dovrebbe andare a cibo. Got some work for me? Quindi andate a cibo, frate. No, anzi, metti qua. Ah, vai a cibo te. E tu dirai, e mo ne serve solo uno. Cosa che mi serve per... Capi? Per fine di parare e costruire. De base. Worker is ready for duty. What's up? Ok, ho capito, Antonio, ti ascolto. Guarda che disgraziato. Devo mutarmi un attimo allora, Un secondo. What's up?
Got some work for me? Eccomi qua, scusatemi. Allora, vediamo un po' le situazioni, signori. In order to do this, you have to send the fishing boat to a spot in the ocean where there is a swarm of fish. Allora, vediamo un po' gli arsenali qua, signori. Ok, ora possiamo dire che stiamo aumentando un po' di cose, raga. Oh, dai, che cosa ho sbloccato? Ah, giusto, questo forse può salire proprio. Oh, grande potenziamento anche questo. Qua non mi serve niente. Ok, c'è. Intanto qua facciamo un altro colo di cibo. Sì, perché pensate che qua non mettiamo il coso per peschereccio, è ovvio. Però ci serve molto legname. Ahoy, where are the herring running? What now? Ok. Ok, ok ragazzi, no, stavo guardando che cosa devo potenziare adesso. Signori, con il cibo, what's up? Tu che hai finito, vai a disboscare. Got some work for me? Per forza ragazzi, tutto... Oh, oddio, ma qua ci stavano sti poveracci. Potevo fare un recinto. Ah, eccolo qua, quello che stavo cercando io. Eccolo qua. Giustamente. Ora vedrete che cos'è questo. Questo ci serviva, ci serviva, perché è un potenziamento delle truppe. Sì, 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 sì. Lo so. Allora, intanto qua continuiamo a disboscare, ragazzi, ci tocca, dobbiamo fare un po' di legname. Signore, abbiamo bisogno di legname, signore. Non abbiamo troppo legno, signore. Grande. Questo mi manca ancora 700. Oh, con la cibo siamo arrivati a livelli altissimi. Lo so cosa mi stai dicendo, perché il gioco mi chiede, senti, abbiamo surprise attack, non l'abbiamo fatto, come si può fare? Non l'ho capito. Pretendeva che andassimo prima noi, può essere? Però non era fattibile effettivamente. A parte che la base sta qui nemica. Però è meglio prepararci a posto di andare in maniera molto rapida. Allora, vediamo un po'. Sono tutti legname. Eccetto. È tutto legname, no, signori. Mi serve uno che va in pietra. 1, 2, 3, 4. Ok. What's up? Facciamo così. 3 vanno in legno, in pietra. Se no, non ce la facciamo più, capito? Però dai, è simpatico, già ho migliorato
Ah, ma non vengono più nessuno, li abbiamo menati talmente tanto che adesso non vengono. Ma forse perché è notte, quindi stanno recuperando il terreno. Da non sottovalutare la cosa. Ok, che sta arrivata al massimo con il cibo. Mamma mia, vediamo un po' se riusciamo a... Quel legno, mamma mia ragazzi, qua credo che... aumentiamo il legno. Ok. È quello del cibo che effettivamente mancherebbe. Got some work for me? No, questo lo useremo in altre occasioni. Guarda, guarda come lo possiamo mettere qua tranquillamente dopo che disboschiamo. Però a me non mi interessa questo. Questo è l'ingresso. Sì, stavo un attimo guardando, signori. Ok, no, stavo guardando, scusatemi. Dai che provoco con 700 di quei cosi. Dai. Vai, tanto che poi dobbiamo uscire per forza qua a prenderlo, capito? Quindi figurate. Ok. Infatti sta cosa non è una cattiva idea di sboscare questa parte qui del muro e fare un taglio netto qui, così quando arrivano i nemici effettivamente. Effettivamente togliendo tutta questa parte qui di impostamento qua. Ok, vediamo se funziona come dico io, giusto per fare una prova. Yeah. Grande. Ok. Got some work for me? Ci serve un altro che ci fa questo. E questo ci serve uno che ci fa un bel... No, mi serve uno che... Ok. Ok, quindi adesso possiamo fare il muro. Ok, perfetto, grande. Ok, perfetto. What? On my way. Ok, ora avete capito? Perfetto. Sì, la mia idea era questa, signori. Ecco qua, vedete? Così non rompo più le scatole. Got some work for me? Ecco qua. Giustamente avevamo tutto un coso in legno. Figo, così facciamo una cosa più figa. Oh, grande. Adesso però non è finita, perché dopo che questo finisce noi possiamo finalmente potenziare e pam, tutto in un colpo solo. What's up? E adesso ci serve
Ok, sto un attimo guardando la cosa. Perfetto. Abbiamo uomini e soldati. Guarda, sembra strano, ma non sto più attaccando. Chissà perché. Intanto c'è andato. Got some work for me? Ok, è finito lì. Abbiamo esteso un pochettino il raggio della nostra. In realtà dovevamo fare una bella chiusura qui, però è solo che ci stavano gli alberi di mezzo. Non l'abbiamo potuto fare. Oh, ora sì che questo chiederà tante robe. Ah, comunque arriva fino al 3, quindi vuol dire che il 3 è il massimo, eh. Non vi aspettate chissà che cosa. Il 3 è già tanto. Infatti dobbiamo prepararci i nostri soldati in tutti i modi possibili e immaginabili. Intanto sta pesando al 3, quindi vuol dire che possiamo fare potenziamenti, equipaggiamenti, tanta roba. E adesso lo vedrete. Sta per finire. 3, 2, 1, 0. No. Ora sì. Aumenta dei tiro con l'arco. Aumento di cibo e legna. Aumento di pietra. Oh, andata. Guarda quanto roba sto praticamente consumando per fare questi potenziamenti. Questi giochi a me non mi fanno proprio impazzire, ma questo è uno dei pochissimi che veramente adoro. Se no, col cavolo che lo faccio. Mi serve il wide. Ok, ancora ci vuole. Ah, 40 kill per quello. Ah, figurati. Ah, allora sai che famo? Andiamo con questo. Andiamo con questo. Con due bei boat. Fa cuocere i cinghiali. Mettiamola così. Wild boar. Eccolo, wild boar. Eccolo qui. Wild boar reporting. Che poi dice small animal farm, che poi esistono anche quelli grossi. Away we go. Che poi li dovremmo sbloccare. Ok. Noi dovremmo andare di qua ad annientarli. Hi ho, wild boar. Qua ci stiamo solo difendendo, però teoricamente. Eh sì, perché queste me le tenere preparati, però lui. What? Let's go. Tu sei bello grosso, quindi credo che mi conviene metterti Let's qua. Go. Tanto questi reggo non è un problema. Wild boar reporting. Away we go. Oh, eccoci qua. Ora dovremmo essere quasi pronti. Perché sono 37 unità. Solo che non mi piace questo 37 unità, quindi preferirei. Tanto non posso più livellare. Quindi adesso con questi che stanno prendendo la roba, il legname ha quasi finito, quindi ora, cari miei, fino a un certo What's punto. Up? On my way. Sure thing. Aggiustiamoli sempre. Facciamo tutte case, ragazzi. Quello che ci serve sono case, secondo me. What's up? Sure thing. Guarda che bello la nostra abitazione, le nostre abitazioni. Oh, guarda che figo sta cosa del. Ok. What? Guarda quanto è carino. Che poi non è un cinghiale, ha un nome specifico scientifico, è naturale. Non mi sorprende, signora cosa. Dai, questo in 50 minuti potremmo farcela, dai, in 50 minuti. Sto solo preparando effettivamente un assalto, signori. Wild boar reporting. Yeehaw! Yes. No, pochi ho di livello 3, eh. Veramente pochi. Infatti ho sbagliato a mettere una a livello 3. Wild boar.
Grande. Sì, stavo vedendo. Oh, però non sta più venendo più nessuno. Raga, mi state facendo diventare triste. Allora, famo così. Tutti i soldati qui. What? Andate direttamente con loro. Perché c'è un assalto. Loro rimarranno. Yeah? Rimarranno qui in difesa. Quindi scendete qua. Uno direbbe, ma scusa, questi sono contro le bestie. Lo so, però. Essendo che noi abbiamo belle unità cattivucce, a sto punto lasciamo stare. Siamo pronti all'assedio. Andiamo. Ok, you mama's boys! Move it! On my way! Cosa divertente perché dobbiamo livellare alcune a livello. Ok, you mama's boys! Move it! Ok, you mama's boys! Move it! Finally! Attack! Togliete di mezzo. Eccolo qua questo. Poi come arrivano i rinforzi? Sì, però prima ci togliamo questo è meglio. Sì, sì, un attimo che ora ti attacchiamo, Perché se no mandano soldati in squadra contro, vai. Piano. Ok. Adesso distruggiamo in ordine. Oh, grande. Cazzo, non c'ho proprio unità. Ok. Attack! I'm listening. Yeah? On my way. Yes. Ok, distruggiamolo. Grande. Finally. This is for you. I'm listening. Take them down. Yes. This is for you. Andata. Ecco, comunque le 50 è tanta roba perché vuol dire che io ora posso fare questo. Oh, che grande cosa. Considera che abbiamo aumentato l'armatura, la spada, quindi attacchi diretti, fisici, e quelli a distanza. Quindi tanta roba, a mio avviso, Speriamo in bene di farcela. Sì, sono già 44 minuti che la dovremmo fare. I livelli 2 non sono malvagi, i livelli 3 già sono più forti, i livelli 4 sono già fortissimi. No, volevo. Titans are the most powerful combat units in the game, outside of the heroes. Bases can have more than one entrance. If the main gate is protected by towers, as is here the case, then it is a good idea to look for a back gate. Sì, distruggiamo prima le torri a vista qui, ragazzi. Ci conviene. Okay, you mama boys! Ritirata strategica, ritirata strategica. On my way. Okay, you mama's boys, move it. Finally. Yes. Finally.
Sì, un altro signore che sto guardando. Oh, l'abbiamo eliminato. Mizzica. Madonna. Oh, ma che livelli sono questi? Sono altissimi. About time. Ready. Minchia, erano di livelli altissimi questi. Hai visto che livelli erano? Cioè, ho tre guardie di livello 4. Ma è coglione, mi faccio i miei complimenti. Ok. Ready. This is for you. Oh, guarda che, guarda, mo stanno sudando perché devono fare, mo distruggiamo questa cosa, come noi entriamo facciamo una strage. Un attimo che mo eliminiamo anche. Attack! Bellissima. Let's go. Attack! This is for you. Bella andata, signori. Ok, you mama's boys! Move it! Attack! Ah, dobbiamo distruggere prima per forza l'ingresso, prima, se no non si fanno entrare. Sono stati più aggressivi in questa run rispetto alla, alla partita che abbiamo fatto con Dictato, che ho fatto con Dictato. Ma dovevo sfondare per forza, sennò qua non passiamo. 3, 2, 1. Via! Attack! This is for you! On my way! Attack! Però adesso distruggiamo immediatamente quella cosa. This is for you! Attack! Attack! This is for you! Signore, quel coso sta, ci sta attaccando tutti, se non lo distruggiamo è un casino. Attack! Se non distruggiamo questo ci romperà solo le scatole, signore. Attack! Attack! Abbattete tutti quello che potete. This is for you. Oh, finalmente. Però quello dei dinosauri, quello degli animali dobbiamo abbattere. On my way. Distruggetelo prima che qua succeda il bordello. Attack! Signori, prima che my way. Let's go. Attack! Quello è l'unico che è rimasto lì a livello 2 del tipo che faccio. Distruggiamo questo coso che è pericoloso. Ciao bro. This is for you. Ok, grande. This is for you. Distruggete quel coso. Abbiamo solo uno di livello infatti da 4, guarda quanto è grosso qui. Non l'ho mai fatto vedere infatti, vediamolo qua. Guarda quanto è figo! Dai, gli eroi forse sono riusciti a farli sopravvivere tutti, dai. Move it! I wanna fight! This is for you! What's up? Ready steady. Ok, andate là. Get ready. Guarda quanti ne sono. Guarda, li sta mandando una massa. Vabbè, mamma mia. Oddio, che bastardi. Avete visto?
Vanno tutti nello stesso, così così posso uccidere, capito? This is for you. Ready. This is for you. This is for you. Yes. Finally. Che bastardi, l'avete visti come erano andati a entrare nel bellissimo, bravi. Sono stati abbastanza svegli. Peccato che sono riuscito comunque a gestirli e a sconfiggere tutti. Anzi, sono riuscito a resistere a non far morire più nessuno. Ora distruggiamo tutto quello che volevo. Mo' arrivo. On my way. This is for you. Mamma mia, ragazzi, abbiamo fatto una strage a questo. Allora, teoricamente, quando si distrugge tutta sta roba, si distrugge tutto prima di fare la base principale. È una questione di rispetto, signori, è una questione di rispetto. Più o meno, chiamiamo rispetto. This is for you! No, però sono campati, Eravamo comunque limitati, perché non potevamo avere altre tre unità. Di cui una che è bella grossa, perché il livello 5 sarebbe il livello più alto. Che poi sarebbe un sottospecie generale. Attack! Bene, ragazzi, credo che possiamo anche metterci a dedicarci a far fuori tutto. Cioè, già abbiamo fatto quello che dovevamo fare, ora possiamo distruggere la loro base. Sto contento. Oh. C'è andata di lusso. Vabbè, l'orario è strano, sono 52 minuti, ragazzi, di live. Ma è l'orario, cioè ci sta tutto come orario. Già sono 322 test che abbiamo sbloccato. Quelli là sono punti per avere determinate unità. Ecco, ora siamo contenti. Vediamo un po' qui la situazione. La cinematica, eccolo. Now if we could only figure out where on Earth we are. We're not on planet Earth. This is not our world. How do you figure that? I've spent my whole life gazing at the stars, but I've never seen those constellations before. Okay, guys. What exactly can we conclude about this world? Other than the fact that the prehistoric animals have not died out here? I wouldn't call them prehistoric. Not anymore. What are you two driving at? Maybe the dinosaurs never existed in earlier times, you know? Giusto. Maybe they live here, simple as that. And the skeletal remains? Are from animals that somehow managed to make it into our world. And just how the hell do you think that happened? The exact same way that we got here. Man, that all sounds a little weird, you know? Over the last few days, I've learned to accept quite a few weird things. Like, did any of you see a single flash of lightning during that storm? Huh? Well, you know, I asked the Norsemen, and they don't even know what lightning is. So the question would seem to be, just how did we get here? There is a wise druid. The guardian of our legends who lives on an island not far from here. If anyone can help you, it is he. You should go see him. Ok. Arriato frisco lui, vabbè, tutto a posto. Bene, abbiamo fatto anche questa. Continuiamo. E giustamente che famo? Non dovremmo fare questa finalmente e la faremo. Però al prossimo video. Che ne dite? Facciamo la intro? Dai, fammi la intro, dai. Ah, no, e qua stavolta dobbiamo selezionare. Sì. Allora faccio così, interrompiamo qua. Così iniziamo bello e buono con con il nuovo capitolo. Qui del 38, passo e chiudo. Bella, ragazzi.